Ciao e benvenuti in questa nuova breve pratica per l'abbonamento Let's Yoga. Quello che andremo a fare oggi sarà lavorare con, penso, il primo arm balance che vi propongo qui sull'abbonamento, ovvero lavoreremo per, in realtà avremo anche un'inversione, proveremo entrambe le cose, la posizione del corpo e Kapalasana, che è la verticale su tre punti. Ovviamente, anche se non fanno parte della vostra pratica, non li avete mai provati, magari non vi fidate a farli a casa da soli, non importa, fate questa classe fino a dove riuscite ad arrivare. Cominciate un pochino ad integrare questi esercizi che faremo per il sistema vestibolare e comunque anche la propriocezione, che vi potranno poi aiutare appunto per quanto riguarda la posizione del corpo e la verticale su tre punti. Quindi, per cominciare questa pratica, ci portiamo nella posizione del bambino, quindi ginocchia in terra unite, porto la pancia a contatto con le cosce, la fronte in terra, braccia ai lati del corpo, chiudo gli occhi, respiro. Porto l'attenzione al respiro e se nella vostra posizione del bambino riuscite a portare la pancia a contatto proprio con le cosce, potete sentire il vostro respiro che espande l'addome, che preme contro le cosce, oppure se notate che la pancia non si muove, ma si muove il petto, piano piano dal petto andiamo a spostare il respiro verso l'addome rilassandolo. Respiro sempre attraverso le narici, magari rallento un pochino il respiro. E poi piano piano cominciamo a portare un po' di movimento, quindi posso dondolare la testa destra e sinistra, massaggiando la fronte. Magari oscillo un pochino con tutto il corpo, destra e sinistra, molto dolcemente. E poi da qui piano piano andiamo ad afferrare i nostri talloni con le nostre mani, andiamo a fare la posizione della lepre, quindi posso portare il mento un pochino più verso il petto. Quando inspiriamo, solleviamo il sedere e inarchiamo bene la parte toracica della nostra colonna tra le scapole, la corona della testa si porta verso terra, o meglio, si porta in terra. E poi quando ridiscendo di nuovo la fronte in terra e quando inspiro mi sollevo tenendo bene i talloni, sento che si estende bene il trapezio ed espiro ritorno. E ancora un'ultima volta inspiro ed espiro piano piano ritorno, da qui vado a sollevarmi con il busto e andiamo a scaldare un attimino i nostri polsi, le nostre mani. Ovvero, andiamo a portare i gomiti vicino al nostro corpo e facciamo dei pugnetti. Qui cerchiamo di tenere il polso parallelo a terra, quindi non è come facciamo di solito i nostri cerchi, lasciando che l'avambraccio ruoti, ma voglio tenere il polso immobile, ok? Parallelo a terra il più possibile mentre faccio questi cerchi. E quindi non saranno dei cerchi ampi come li facciamo sempre. Però dovremmo appunto sentire molto più lavoro. Cambio anche il senso di questi cerchi. Ok, molto bene. Da qui vado a portare le mani in terra, ci portiamo nella posizione dei quattro punti. Prima di andare a riscaldare la colonna, ci soffermiamo ancora un attimo sulle nostre mani, ovvero da qui proviamo a sollevare i pollici da terra, quel tanto che si sollevano, e poi li riporto giù. Sollevo gli indici e poi li riabbasso. Medi e riabbasso. Ora sempre più difficile, anulare, che il destro proprio non ne vuole sapere di staccarsi da terra. Riporto e mignoli. Riporto in terra, torno agli anulari senza far alzare le altre dita, alzo poi il medio, di nuovo l'indice e poi il pollice e ritorno a terra. E da qui afferro bene il tappetino con le mani, comincio a fare qualche mucca gatto, quando inspiro apro il petto, quando espiro inarco.
E mentre faccio questo movimento, comincio a renderlo più intenso. Quindi quando espiro mi spingo un pochino indietro, quando inspiro posso abbassare un pochino i gomiti verso terra, poi mi porto in avanti, cerco proprio di portare il peso in avanti sui miei polsi, vogliamo cominciare ad abituarli ad essere un po' più estesi. Ed espiro di nuovo in arco, vado indietro, inspiro, vado in avanti, estendo i polsi ed espiro, vado indietro. Seguo il ritmo del respiro. Cercando ovviamente di tenere la mano attiva, le dita separate che afferrano il tappetino, non sono passive, tutto il peso non è sui polsi ma è distribuito nelle mani. Ok, da qui, una volta che sono tornato di nuovo nella mia posizione della mucca, diciamo, con il peso in avanti, rimango qui, trovo un punto fisso nel mio tappetino da guardare. Se avete dei disegni nel tappetino è più facile, altrimenti potete portarvi sul bordo e guardare magari una macchia in terra, la fuga, dove si incrociano le fughe delle piastrelle, insomma, un punto che posso guardare fermo. E da qui vado a fare delle piccolo shake con la testa facendo no. Con la testa, destra e sinistra, quindi la muovo abbastanza velocemente, non un movimento troppo ampio, tenendo gli occhi fermi. E poi vado a fare sì. Andiamo a stimolare il nostro sistema vestibolare, il riflesso che si occupa appunto di questa cosa. Ok, poi mi fermo, torno indietro, radico bene le mie mani, punto i piedi e mi porto nel mio cane a faccia in giù. Mi prendo un istante, quindi il mio cane a faccia in giù per riscaldarmi, respiro e poi piano piano andiamo a riportare di nuovo le ginocchia in terra, andiamo a sollevare indietro tenendo il bacino un pochino col coccige che punta in basso di modo che il movimento sia più dell'anca che del bacino, sollevo il ginocchio destro indietro, lo apro verso l'esterno e lo porto verso la mia spalla destra. E di nuovo vado indietro, un cerchio bello ampio e torno verso la mia spalla. E un'ultima volta indietro, torno verso la spalla e qui premo con il ginocchio sulla spalla e piano piano vado ad estendere il mio ginocchio per portare il piede destro in terra all'esterno della mano. Punto il piede sinistro e vado a staccare il ginocchio da terra. E qui semplicemente comincio a spostare il peso avanti e indietro per mobilitare un pochino la caviglia sinistra. Respiro, sono nella posizione della lucertola. E poi da qui forte, con le mani forte con il piede sinistro, spingo di nuovo il ginocchio destro verso la spalla per staccare il piede da terra. Sollevare la gamba indietro per un cane a tre zampe, faccio tre rotazioni con la caviglia destra in un senso e tre rotazioni con la caviglia nell'altro senso. Poi tengo la gamba stesa e disegno tre cerchietti con l'anca in un senso e tre cerchietti nell'altro senso. Ok, da qui tengo la gamba sollevata, comincio a piegare il ginocchio sinistro, vedo se riesco a riportare con controllo il ginocchio a terra con una gamba sola praticamente, e poi il ginocchio destro si porta vicino al sinistro e vado dall'altro lato, quindi sempre il bacino leggermente in retroversione, sollevo il ginocchio sinistro indietro, poi ruoto verso l'esterno, lo porto verso la spalla e ancora indietro. Cerco proprio di fare un movimento super 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 ampio e poi verso la spalla. Un'ultima volta e poi arrivo col ginocchio all'esterno della mia spalla. Spingo per aiutarmi a stendere un pochino il ginocchio e portare il piede sinistro in terra all'esterno del piede della mano. Scusate, ma oggi l'anatomia è un'opinione. Punto il piede destro, stacco il ginocchio, sono nella lucertola e vado ad oscillare. Avanti e indietro, respirando. Ok, poi qui mi fermo, spingo di nuovo col ginocchio sinistro sulla spalla sinistra, stacco il piede da terra,
Vado indietro, cane a tre zampe, disegno tre cerchietti con la caviglia sinistra in un senso e tre cerchietti nell'altro senso. Poi tengo la gamba stesa e disegno tre cerchi piccolini con la gamba stesa, muovendo l'anca in un senso e poi nell'altro senso. E poi nuovamente mi fermo e piano piano con controllo provo a portare di nuovo il ginocchio destro in terra senza l'aiuto della gamba sinistra. Ginocchio sinistro si porta in terra e da qui andiamo al nostro cane a faccia in giù nuovamente. E respiro qui, se ho bisogno faccio qualche movimento. E poi da qui andiamo a portare il piede sinistro tra le mani e andiamo a ruotare, a guardare il lato lungo del tappetino. Ok. Da qui, mani e fianchi, ci andiamo a sollevare, mento al petto si gira la testa. Vado a puntare il piede sinistro verso il lato corto del tappetino, piego il ginocchio, sono nel guerriero 2. E da qui, inspirando, ci incliniamo indietro, espirando, ci portiamo in avanti per fare una mezzaluna. Quindi la mano sinistra si porta in terra a ore 11 più avanti rispetto al mio piede sinistro, porto il peso sul piede sinistro, stacco la gamba destra, mi apro, posso continuare a guardare in basso, guardo in alto solo se mi sento stabile ed eventualmente posso fare anche Ardha Chandra Chattasana, ovvero posso piegare la gamba destra, vedere se riesco ad afferrare l'interno o l'esterno del piede e scalciarlo indietro verso l'alto. Respiro. In qualsiasi variante ho scelto, posso anche stare nel mio guerriero 2 se non me la sento. E poi piano piano lascio andare il piede, lo riporto con controllo in terra, mi risollevo nel mio guerriero 2, vado a stendere la gamba, chiudo il piede sinistro, apro il destro, sono nel guerriero 2 dall'altro lato. E anche qui inspiro, mi apro indietro, espiro, mi porto in avanti, mano destra a ore 13, porto il peso sul mio piede destro, mi apro per la mezzaluna. Anche qui, se me la sento, piego il ginocchio sinistro, ferro il piede e lo scalcio indietro e verso l'alto, dove arrivo, arrivo. E respiro. Poi piano piano lascio andare, lungo e lento passo per riportare il piede sinistro in terra, mi risollevo nel guerriero 2, da qui vado a stendere la gamba destra, chiudo il piede destro e lascio cadere le braccia. Ok, da qui mani e fianchi, inspiro lungo la colonna, espirando mi porto in avanti, mani in terra in linea con i nostri piedi e alla larghezza delle spalle. Inspiro ed espiro, mi chiudo nella posizione Prasarita Padottanasana A. Se ho la flessibilità necessaria, magari riesco anche a toccare con la corona della testa in terra. Non mi vado a forzare, ok? Se ci arrivo e se per caso ho già nella mia pratica la verticale su tre punti, posso provare eventualmente a entrarci da qui. Quindi ho le mani in terra, la testa in terra che formano un triangolo. Le mani non sono in linea con la testa, ma sono più basse e piano piano sposto il peso e vedo se riesco a staccare i piedi da terra. Magari li stacco semplicemente e poi li riporto a terra, magari riesco a fare qualche respiro, magari riesco proprio a salire in verticale e poi a ridiscendere con controllo portando di nuovo i piedi in terra. Ovunque sono va benissimo, se ho fatto la verticale. Poi piano piano inspiro, stendo le braccia, stendo la schiena ed espiro qui. Molto bene. Porto le mani ai fianchi, inspirando mi sollevo, mento al petto, se mi gira la testa ed espiro. Da qui vado ad avvicinare tra loro, tacco punta le mie gambe, porto i piedi paralleli tra loro, li ruoto piano piano verso l'esterno. Inspiro, mi porto verso l'alto, espiro, scendo, mi porto in Malasana. I gomiti all'interno che spingono verso l'esterno le ginocchia stringono. Respiro.
E qui, se volete, siamo orientati verso il lato lungo del tappetino. Se vi è scomodo, possiamo girarci a guardare verso il lato lungo del tappetino e proviamo a fare il nostro primo corvetto. Quindi, per fare il corvo, vogliamo portare le mani in terra, tenendo le dita ben separate, larghezza spalle. Le mani formano la base di un triangolo. Noi andiamo a guardare col nostro sguardo al vertice di questo triangolo. Ho varie opzioni, o vado a portare le tibie sui tricipiti, io non lo preferisco, oppure posso avere le ginocchia proprio direttamente sopra i gomiti, oppure sulle ascelle come io prediligo. Trovate un po' quello che va bene per voi. Mani a terra, guardo appunto di fronte a me nel vertice del triangolo e comincio a spostare il peso in avanti. Posso anche solo stare qui, posso staccare un piede, riportarlo in terra, staccare l'altro, riportarlo in terra e magari riesco a fare il mio corvo. E respiro. Ci posso riprovare, riprovare, poi quando ritorno indietro mi riporto di nuovo in Malasana. Posso appunto riprovarlo anche un'altra volta se voglio. E posso anche provare eventualmente a cadere nella posizione. Siete liberi di mettere in pausa il video. Se voglio imparare a cadere nella posizione, mi porto come per fare la posizione. Magari all'inizio non salgo del tutto, ma continuo a spostare il peso in avanti finché non sento che ho bisogno di portare una mano in terra davanti a me. E lo posso fare qualche volta, di modo che comincio a insegnare al mio cervello come cadere e poi non avrà più paura di farmi entrare nella posizione eventualmente. Ok, piano piano ritorniamo alla nostra Malasana. Ci prendiamo un istante qui. E dopodiché, piano piano, inspirandoci, andiamo a sollevare di nuovo in piedi, ci allunghiamo bene verso l'alto e espirando lasciamo scendere le braccia. Prima di ritornare di nuovo a provare Kapalasana, quindi la verticale su tre punti, se non l'avete già fatta prima, andiamo a fare un po' di stimolazione sensoriale in tutto il corpo per risvegliare un attimino il tutto. Quindi parto dalle mani, massaggio i polsi. Vado sugli avambracci, salgo verso le spalle, se avete tatuaggi, cicatrici, massaggio un po' il trapezio, tatuaggi, cicatrici, piercing, botte, punti dove vi siete fatti male, lì è meno mappata quell'area del vostro corpo nel cervello, quindi cerco di portare più stimolazione, posso anche picchiettare, posso dare una grattatina leggera perché senza scorticarmi. Però ad una stimolazione un attimo più intensa. Magari massaggio un po' il trapezio, vado sul collo. Qui fa freddissimo, quindi ho le mani gelate. Non ho molto piacere di fare queste cose in questo momento, ma massaggio anche dietro al collo, sul volto, magari un picchietto. Io ho una cicatrice sulla fronte, quindi tendo a portare un po' più di stimolazione qui. Vado a fare uno sciampetto e poi vado a strofinare pian pianino a livello delle clavicole, lo sterno, il petto, la pancia, vado dietro, posso fare anche dei pugnetti e battere dolcemente la schiena con questi pugnetti. Ok, e poi passo davanti alle gambe scendendo. Di solito le ginocchia sono un punto dove spesso ci facciamo male, quindi se avete subito traumi alle ginocchia mi soffermo un po' qui, prima di scendere, andare verso i piedi, poi vado nelle caviglie e risalgo da dietro. E poi tra le due volte scendo da davanti, soffermandomi dove serve e risalgo da dietro. E lo facciamo un'ultima volta. Ok, molto bene. Una volta che abbiamo fatto tutto ciò, ci portiamo magari un pochino più indietro nel tappetino, di modo che abbiamo il tappetino se proprio proprio cadiamo. Comunque ricordatevi che in Kapalasana quando si cade è quasi una capriola, quindi non è nulla di così tremendo. Ruoto i piedi verso l'esterno, inspiro, mi porto verso l'alto, espiro,
mi porto un attimo in Malasana e poi da qui vado a portare le mani in terra, porto piano piano le ginocchia in terra. Allora, la base è più o meno la stessa della posizione del corvo, nel senso che abbiamo le mani larghezza spalle, al vertice del triangolo questa volta non abbiamo lo sguardo ma la nostra testa, quindi in teoria la corona della testa. Quindi prima porto la mia testa in terra dove c'è appunto questo, il vertice del triangolo, non porto subito la corona ma un pochino più avanti, stendo le ginocchia e cammino per trovarmi poi sulla corona della testa, e qui posso semplicemente portare un ginocchio alla volta sul gomito per partire. Posso stare anche vicino a una parete, ovviamente, e poi magari riesco a portare entrambe le ginocchia sui gomiti e tenere questa posizione che per qualche motivo gli americani chiamano clown pose. Non so perché. Comunque, se ce la faccio, da qui poi stacco le ginocchia e comincio a stendere le gambe verso l'alto. Respiro. Dove arrivo? Arrivo per tornare. Sempre ginocchia piano piano verso il petto e poi porto di nuovo le ginocchia sui miei gomiti, piano piano piedi in terra, ginocchia in terra, posizione del bambino. Sentitevi liberi di mettere pausa al video per provare tutte le volte che volete questa posizione. Una volta che abbiamo fatto la posizione o comunque abbiamo provato, torniamo comunque nella posizione del bambino, magari oscilliamo un po' a destra e a sinistra, ruotiamo un po' la testa. E siccome ovviamente in questo caso è diverso che da Shirshasana, il peso va per forza di cose sulla testa, piano piano ci solleviamo, passiamo le gambe lateralmente, passiamo le gambe di fronte a noi. Ci sdraiamo piano piano in terra per fare un piccolo ponte basso per distendere la zona cervicale. Quindi mi porto sulla schiena, piedi in terra, larghezza, bacino, sotto alle le caviglie sono sotto alle nostre ginocchia, braccia ai lati del corpo. Vado ad attivare leggermente il mio pavimento pelvico e il basso ventre. Posso già ruotare un pochino il coccige indietro oppure posso puntarlo in avanti se mi dà troppa tensione alla zona lombare. Inspirando sollevo il bacino verso l'alto e comincio a spingere poi con i piedi in avanti per portare il petto verso il mento. Idealmente vogliamo avere i talloni soprattutto che spingono, le gambe super forti, i glutei non sono iperstrizzati ma sono un po' rilassati, o almeno questo è ciò che io trovo molto più comodo per me quando pratico. E si distende bene la zona cervicale. E poi piano piano srotolo in terra, apro le braccia lateralmente e vado a far cadere le ginocchia da un lato e poi dall'altro un paio di volte. E poi da qui andiamo a portare le ginocchia al petto, andiamo una mano, ogni mano sul ginocchio corrispondente, tenendo però le ginocchia unite, gli facciamo disegnare dei bei cerchi, andiamo a massaggiare tutto intorno al nostro sacro. E poi da qui, pian pianino, ci portiamo in Shavasana. Ci sdraiamo un istante, stendendo le gambe, braccia ai lati del corpo, palmi delle mani rivolti verso l'alto. Osservo di nuovo il respiro. Osservo le sensazioni nel corpo. E puoi decidere di rimanere in rilassamento tutto il tempo che desideri prima di cominciare la tua giornata, oppure puoi decidere di fare un'altra pratica subito dopo questa. In qualsiasi caso, io ti ringrazio per aver praticato con me. Namaste.